Cioè, sembra che mi hanno tirato tipo un badile in testa e ho questi capelli. Come ce li ho questi capelli? Sì, signori, benvenuti in un nuovo video, io sono Emilio e oggi finalmente siamo tornati in un nuovo video unboxing. Come avete visto dal titolo, oggi parliamo dello Stream Deck di Elgato. Voglio fare questo video sia per chi non conosce il prodotto, che tra l'altro è uscito nel mercato un po' di tempo fa, quindi non è una cosa nuova. Voglio fare questo video sia per loro, ma soprattutto per la gente che già lo conosce, perché ci sono alcune cose che possiamo fare con questo dispositivo qua che sono veramente incredibili. Che cos'è lo Stream Deck di Elgato? È una tastiera con dei pulsanti totalmente programmabili che possiamo decidere noi cosa fargli fare, tipo i pulsanti G programmabili, una sorta, come possiamo chiamarla, scorciatoia. Il bello è che questi pulsanti qua sono dei veri e propri monitor. Principalmente Elgato ha pensato questo prodotto per gli streamer, comunque persone che registrano. Infatti, accoppiato con i Game Capture di Elgato, funziona alla perfezione. È stato progettato principalmente per loro, però non è proprio così perché possiamo fare delle cose con determinati programmi che diventa un oggetto che tutti noi vogliamo avere. Ma prima di andare a fare l'unboxing di questo prodotto, ci tengo a dirvi questo. Oggi faremo principalmente l'unboxing e parleremo in grandi linee su quello che possiamo fare con questo accessorio qua. Poi, più avanti, vorrò fare un altro video dove vi voglio spiegare esattamente, perfettamente come settarlo. Diciamo che questo prodotto ha un programma ovviamente dedicato che è facile, intuitivo, ci mettete così 2 secondi. E quindi non mi fermerò su quello, ma su quello che possiamo fare oltre quello, che qui in Italia, purtroppo ho guardato su YouTube, non ci sono molti video che ne parlano. In italiano, in inglese ne troviamo, in italiano non tanti, quindi voglio fargli un video dedicato su come settarlo al meglio. E niente, pugnale alla mano, figa, un pugnale davvero, raga, cioè non ho il cutter, solo sbatti di andare in garage, ho il coltello, quello della cucina, è gigante. Andiamo ad abboxare. Ok, questa è la bellissima confezione fatta molto molto bene di Elgato, ci sa tenere dietro ai suoi prodotti, qui ci sono tutte le descrizioni, comunque cose che non ci interessa niente. Andiamo ad aprire e qui davanti troviamo subito subito la nostra tastiera, chiamiamola così, con questi pulsanti che sono dei piccoli monitor. Qui è il libretto delle istruzioni, che a noi sinceramente un ce ne cava mia a fava, che possiamo mettere lì. Ok, questa qui è la tastiera fatta bene, un materiale plastico però fatto bene, si vede che è di qualità. Purtroppo ha questo cavo qui USB già integrato, è tipo lungo all'incirca 1 metro, e sinceramente avrei preferito un cavo con un ingresso, che ne so, Type-C, o comunque un cavo che possiamo andare a rimuovere, e invece di lasciare questo cavetto così, nel senso poterci mettere, avere la possibilità di poterci mettere un cavo a nostro piacimento, però vabbè. Semmai anche nella versione futura wireless, comunque va bene, è così. Questo qui è un piccolo, se riesco a tirarlo via, è un piccolo stand fatto bene, regolabile, che possiamo andare ad appoggiare esattamente. Poi ci mettiamo sopra la nostra tastiera di Elgato e qui possiamo andare a pigiare i nostri pulsantini. Niente di che, cioè l'unboxing è proprio così veloce, finito, cioè è tutto completamente qua. Come vi stavo dicendo prima, lo Stream Deck di Elgato nasce principalmente per gli streamer. Infatti, come ben detto, il prodotto esce già con un programma di gestione, un programma facile, intuitivo da utilizzare, che comunque non richiede chissà cosa. Bene, ma quali sono le cose che noi possiamo fare con questo prodotto? Allora, le cose che ha pensato Elgato principalmente sono queste. Vi faccio un esempio, andremo ad esempi perché così almeno capite meglio. Allora, collegandolo al nostro computer, apriamo il nostro programma di gestione e vi faccio un esempio. Voglio utilizzarlo per
avere un pulsante veloce per arrivare a YouTube, la mia pagina YouTube, esempio. Quindi io metto la mia iconcina di YouTube nel suo apposito spazio, metto il link del mio canale e cosa succede? Quando io vado a premere il pulsante, in automatico sul mio computer si apre la schermata, la pagina di YouTube. Da così poco possiamo arrivare a fare delle cose grandiose, ma ci arriviamo piano piano. Questo prodotto funziona molto molto bene con OBS. Che cos'è OBS? È uno dei principali programmi che si utilizza per registrare barra streamare. Su OBS abbiamo diverse scene, ok? Quindi dalla scena del tutto schermo alla webcam rimpicciolita a sinistra e il videogame, eccetera eccetera eccetera. Possiamo sbizzarrirci come vogliamo. Con Elgato noi possiamo andare a settare ogni singolo pulsante che vogliamo con una scena, così quando noi lo schiacciamo in automatico cambia scena, ovvero quella che abbiamo deciso noi. Ovviamente non ci sono solo questi 15 pulsanti, quindi ci metti 15 cose qui e finisce lì, morta lì. No, possiamo creare delle sottocartelle, esempio Spotify. Faccio la mia iconcina di Spotify, quando lo schiaccio mi si apre Spotify sul computer. Da qui possiamo andare dentro una sottocartella e da lì possiamo programmarlo come vogliamo, ovvero possiamo creare la nostra iconcina del play e stop delle canzoni, il cambio della canzone avanti e indietro, eccetera eccetera eccetera. Ed è veramente veramente una figata. Ma dove voglio arrivare io? Questo prodotto qua, se ci pensate, è un pochettino come Google Home. Sapete come funziona il Google Home? Noi gli diciamo un qualcosa, quindi gli diamo un'azione e lui la fa. Esempio, ehi Google, riproduci musica da Spotify. E lui riproduce la musica da Spotify. Con lo Stream Deck la stessa cosa. Schiaccio Spotify, mi si apre Spotify e riproduco la musica. Il bello dello Stream Deck è che io posso creare un pulsante che fa più azioni. Allora, vi spiego. Io voglio fare una diretta su Twitch. Come funziona? Apro la mia pagina Twitch, metto il titolo, eccetera, eccetera, apro OBS e poi vado in live. Con questo accessorio qua, schiacciando un pulsante, posso far aprire in contemporanea sia la pagina Twitch che OBS, senza doverlo andare a cercare io col mouse, eccetera, eccetera. Quindi è una scocciatoia. Ma qual è il bello? Io ho delle luci smart, ok? Della Xiaomi. Come funzionano? C'è un'applicazione sul mio smartphone che mi consente di accenderle, spegnerle, cambiare intensità della luce, eccetera. Vi faccio vedere. Scene. So se vedete. Io, cliccando una scena, mi si spengono le luci, ricliccandolo posso accenderle, ok? Io volendo, con un determinato passaggio che non è incluso con lo Stream Deck, quindi devo fare un giro un pochettino più lungo, gli vado a creare un comando, posso farlo con lo Stream Deck. Quindi qual è la figata? Io volendo posso settare, anzi farò di sicuro così, un programma che chiamerò Live, dove quando lo vado a schiacciare mi si apre in automatico la pagina Twitch, la pagina di OBS e mi si accendono direttamente le luci, tutto tramite un tasto. E con questo noi possiamo fare migliaia di cose. Esempio, vi faccio un esempio. Lorenzo, lui ha le luci della camera, sono le Philips, ok? Smart. Le luci della postazione e le luci dietro il monitor. Lui con il telefono, oppure anche con Google, tramite l'app, può gestire queste tre luci. Qual è la figata? Lui ha impostato un pulsante che, schiacciandolo, se la chiamata adesso non so, tipo arrivederci o comunque vado via, no? Schiacciando quel pulsante, in automatico il computer si va a mettere in sospensione, ok? Perché noi possiamo anche settarlo, se spegnerlo, accenderlo, il copia e incolla, cioè qualsiasi cosa vogliamo. Quindi lui, schiacciando quel pulsante, il computer si mette in sospensione, le luci si spengono tutte quante in automatico e lui va via, il tutto tramite un pulsante. Ed è una figata
pazzesca. Quindi posso andare a cambiare le mie scene di OBS, posso metterci delle... esempio delle GIF, io schiacciando un pulsante mi esce in diretta su OBS delle GIF, posso andare a settare delle canzoni, schiacciando un pulsante mi parte una canzone, cioè raga io veramente posso fare qualsiasi cosa e molto di più, perché con il discorso delle luci smart possiamo anche andare a regolare anche se abbiamo in camera delle prese smart. Io nella mia postazione ho una presa smart che funziona con questo, si chiama casa, ok? L'ho chiamato postazione, non si vede niente. Va bene, io accendendolo ho la mia presa smart, va a dare corrente alla postazione e quindi parte tutto. Ovviamente, vabbè, io non lo setterei nel mio perché se lo stacco mi si spegne la postazione, però tipo Lorenzo che lui ha un'altra zona, ok? Con delle prese smart le può controllare direttamente da qua ed è veramente una roba incredibile. Quindi ragazzi, concludo con questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Io adesso voglio fare un video dove vi vado a parlare nello specifico su come settarlo al meglio, al di là delle cose che sono pensate dal gatto da fargli fare, che vi assicuro sono molto di più di quello che vi ho detto, ad arrivare a queste cose come settare le luci di camera se avete delle prese smart e il spegnere i computer schiacciando solo un pulsante, perché potete regolare lo spegnimento del computer, la sospensione, potete fare qualsiasi cosa. Quindi vi porterò una guida su questo e vi spiegherò per filo e per segno come si fa. Quindi, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, che sono tutti i link qui sotto in descrizione. Noi signori, ci vediamo alla prossima. Ciao!